Si rinnova il miracolo di San Gennaro e quest'anno i fedeli si sono serviti anche delle nuove tecnologie. Antonella Fracchiolla. Vi do la bella notizia, il sangue è sciolto! La notizia tanto attesa arriva alle 9:12. Il prodigio della liquefazione del sangue ancora una volta si è ripetuto nel Duomo di Napoli, gremito all'inverosimile. San Gennaro, dice il cardinale Crescenzo Sepe, non è parte di Napoli, è Napoli stessa, è la sua anima, la sua cultura. 17 secoli di fede per San Gennaro, martire cristiano, ucciso nel 305 durante le persecuzioni scatenate dall'imperatore Diocleziano. 25 milioni devoti in tutto il mondo, ma il culto di San Gennaro si aggiorna con la possibilità di accendere una candela in onore del patrono di Napoli nella Cappella del Tesoro anche sull'iPhone, iPad e iPod Touch. Basterà scaricare un'applicazione gratuita, Evviva San Gennaro, entrare nella sezione Accendi una candela e inserire nome dell'utente, città, motivo dell'atto di fede. Per 2 ore la candela apparirà sullo smartphone o sul tablet. L'iniziativa in italiano, inglese e spagnolo è dell'Associazione Amici del Tesoro di San Gennaro.